Ciao, sono Suor Giuseppina Panizzolo. Ciao a tutti, sono Sor Angela Sangalli. Sono Angela senza suor. Sor Carmela Tardevo. Siamo qui per raccontarvi in sintesi l'esperienza che abbiamo fatto durante il lockdown e continuiamo a farla. La comunità delle figlie di Maria Ausiliatrice, del Vides Maim, si chiama anche Laura Vicugna, e la comunità educante. Che cosa abbiamo fatto durante il lockdown? Abbiamo fatto quello di sempre, cioè siamo state vicine alle famiglie, ma siccome le famiglie non potevano venire qui, abbiamo pensato di raggiungerle in qualche modo. La nostra unità mobile, il pulmino Ducato, ha cominciato a girare per il quartiere, non solo per il quartiere, in legame forte con la Protezione Civile e con Save the Children Italia ONLUS, che è l'associazione che sostiene parte dei nostri progetti. Non abbiamo mai avuto timore del contagio perché ci sentivamo indegnamente eredi di un sogno che era quello di Madre Mazzarello di Don Bosco. Così non ci siamo spaventati neanche noi e dobbiamo dire è arrivata una provvidenza infinita. Abbiamo proprio toccato con mano che il condividere il poco che arrivava voleva dire moltiplicare in una maniera smisurata quello che noi cercavamo di fare. È stata un'esperienza molto toccante, anche se non potevamo toccarci, anche se non potevamo toccare le famiglie, lasciavamo i pacchi vicino al portone, loro scendevano a prenderli senza naturalmente aver contatto con noi e poi uscivano sul balcone e ci facevano vedere i bambini. Capivamo che era stato comunque, al di là del materiale che potevamo aver portato, un segno di grande speranza. E mentre facevamo un soccorso materiale non perdevamo di vista neanche i nostri ragazzi. È stato molto duro non poterli far venire qui, li abbiamo raggiunti attraverso le piattaforme delle scuole, attraverso i WhatsApp e ci siamo confrontati anche tanto con le mamme. E adesso che possono tornare di nuovo qui sentono davvero il bisogno di raccontare, di condividere e ci hanno detto che eravamo proprio la famiglia che loro non avevano.